Allora, il sogno di purezza del protagonista è in un certo senso anche il riflesso di un sogno di moralità, se vogliamo, che sfiora quasi l'utopia per il nostro paese. C'è questo messaggio nel film. Sì, se uno vuole trovarlo, non è un messaggio voluto, nel senso che non arrivo, non ambisco a qualcosa di così grandioso, però quello che noto, se diciamo, prendendo alla lettera la tua domanda, è che il film si presta anche a letture di ordine più metaforico, quindi questo dimostra forse che anche, come dire, un film come questo, che ha, diciamo, come preoccupazione un approfondimento di tipo psichico, di tipo psicologico, riguardo alla soggettività del nostro protagonista, è immediatamente anche un po' un film politico. Cioè non è, quando ci si confronta col senso delle parole, col linguaggio, con la ricerca della verità, immediatamente nella nostra relazione con le istituzioni, immediatamente cioè, entriamo in un ambito politico anche ulteriore, che magari io non ho immaginato come messaggio da dare, ma che si vede che è presente nel film. E a proposito delle istituzioni, nel film comunque quello che si vede, le istituzioni così come sono rappresentate sono un po' marce, se vogliamo, no? Se viene rappresentato un sistema malato, vuole essere anche questo uno specchio dell'Italia in questo momento? Guarda, diciamo, è molto complicato per me rispondere a questa domanda perché, diciamo, è una cosa un po' ampia. Io non ho voluto mostrare, diciamo, appunto, l'ambito della giustizia come qualcosa di marcio, ma qualcosa che è suscettibile dell'errore. Parlare della giustizia obbliga, diciamo, ormai a una certa faziosità. Si sta tutti da una parte o tutti dall'altra, mentre invece a me piacerebbe, proprio come, così come autore, nel senso di questo film, diciamo, la stessa libertà a parlare di questi argomenti che può aver avuto Sciascia o Dürrenmatt. C'è Sciascia che cita Dürrenmatt a un certo punto all'inizio del suo romanzo, c'è cioè un'epigraffetta che dice: io adesso voglio ulteriormente vedere che possibilità ci sono ancora per la giustizia di esistere. Detto qui in Italia è impossibile, perché sembrerebbe un attacco alla magistratura, invece non c'è assolutamente in me questa necessità, questa urgenza, anzi io sono, diciamo, come dire, un grande estimatore di tutto il lavoro che fanno i magistrati, la maggior parte dei magistrati in Italia, ciò non toglie che Che però servono anche il certe volte può francese. capitare di sbagliare. Allora, da una parte c'è l'attacco alla magistratura e se la magistratura fosse faziosa, se fosse politicizzata, e quello io non lo credo, invece dall'altra c'è vedere come certe volte il caso ci mette lo zampino e anche qualcuno che tenta di indagare in maniera tranquilla, onesta, ma che è spinto dal proprio desiderio di verità a utilizzare certi stratagemmi, che sono quelli dell'interrogatorio, no? Per esempio, allora in quel caso può incappare nell'errore. E come primo film, è intanto un film anche piuttosto ambizioso. Com'è nata l'idea di perché proprio questo Ambizioso in film? che senso? Cioè di. È un film anche molto impegnato, se vogliamo possiamo cogliere anche un ritorno al cinema impegnato finalmente, insomma la stagione del 2013 è partita bene, ecco. Grazie. E com'è nata l'idea di questo film? Quali sono stati i problemi tecnici trovandosi appunto per la prima volta come regista? Sì. Ma diciamo, non so, forse è troppo semplice come risposta, però è un po' la verità, poiché è il tema del film. Quindi, anche se è difficile essere sinceri, parla anche di questo il film. Uno si crede sincero, invece è come dire, uno schermo che si usa, no? Per come dire, rendere migliori le nostre azioni. Diciamo, aspetta, puoi ridirlo? Sì, Perché c'è problemi un'altra. tecnici che ci sono stati No, nella ma prima mi avevi chiesto realizzazione del film, un'altra com'è cosa. nata l'idea? Ecco, Perché proprio diciamo, questo come primo film? appunto, diciamo, quello che stai dicendo e poi mi sono perso è proprio questo, cioè che sinceramente questo film è frutto delle mie passioni, diciamo, come lettore innanzitutto, come spettatore, e quindi anche se è una cosa che può sembrare una cosa, diciamo, un po' megalomane, però è una cosa che doveva interessare prima di tutto me. Quindi, diciamo, il film, non so se è ambizioso, tu dici che è ambizioso, ha l'ambizione di essere, diciamo, in linea con le cose che interessano innanzitutto me, cioè con un tipo di film che io stesso andrei a vedere, che mi piacerebbe vedere realizzato da altri. Quindi, in questo senso, non è una cosa che come se avessi fatto
diciamo, un salto, no? un triplo salto mortale, è semplicemente, diciamo, il fatto di essermi sentito libero di inseguire, di articolare, diciamo, qualche cosa in forma narrativa, nella forma di una sceneggiatura e poi di un film, qualche cosa che mi sta molto a cuore. Ed è, in questo caso, tra le tante cose, ad esempio, il discorso della dismisura. Cioè, certe volte noi pratichiamo degli ideali che sono molto condivisibili, però se esageriamo, se abbiamo un atteggiamento normativo, se ci sentiamo dalla parte della verità assoluta, rischiamo di sbattere, di infrangerci, di schiantarci contro uno strano scherzo del destino e essere costretti a ricominciare da capo.